Allora, il Vaticano ha di fatto deciso di mettere in campo alcuni strumenti giuridici per prevenire e contrastare il fenomeno del riciclaggio, finanziamento al terrorismo, si dice, dunque nuove regole che riguardano anche la monetizzazione e provvedimenti importanti. Intanto, Carla, com'è che arriva questa decisione da parte del Vaticano di controllare quantomeno ciò che è l'operato della sua banca, lo Iore? Una banca molto importante al centro di molte inchieste giudiziarie nei lunghi anni. Dunque, la stampa ha riferito dell'adozione di queste norme come se si trattasse di una iniziativa spontanea da parte del capo dello Stato del Vaticano, cioè di Ratzinger. In realtà non è affatto così. Innanzitutto dobbiamo considerare che lo Stato del Vaticano ha sempre avuto degli accordi monetari con l'Italia, dobbiamo anche ricordare che quando è entrato l'euro, lo Stato del Vaticano ha stipulato una convenzione per consentire la circolazione dell'euro sul proprio territorio. E questa convenzione risale al 2000. Nel corso di questi anni, tuttavia, la comunità europea ha esercitato delle fortissime pressioni nei confronti del Vaticano. Perché in realtà lo IOR, che è una banca di fuori di ogni controllo, faceva sì che il Vaticano potesse essere qualificato tranquillamente come un paradiso fiscale. E allora all'interno della comunità europea, nella zona euro, un paradiso fiscale nel quale circolava l'euro sicuramente alterava le politiche monetarie europee. Ed è qui che la comunità europea si è preoccupata di porre un freno a un'attività fuori controllo e al di fuori quindi di ogni possibilità di applicazione delle norme antiriciclaggio. Quindi arriviamo a una pressione nei confronti dello Stato del Vaticano che porta l'Unione Europea a stipulare con lo Stato del Vaticano nel dicembre del 2009 una nuova convenzione che sostituisce quella del 2000 e nella quale si prevede già che allo scadere del 31 dicembre del 2010 lo Stato del Vaticano deve obbligatoriamente adottare le norme antiriciclaggio e antifrode, altrimenti ci sarebbero state sicuramente nei confronti del Vaticano delle conseguenze pesantissime. Quindi il Vaticano non ha adottato queste misure perché si sono resi conto dell'importanza di norme antiriciclaggio. No, è stato perché la comunità europea gliel'ha imposto. Se non avessero adottato queste norme entro il 31-12 avrebbero perduto la possibilità di coniare euro e avrebbero perduto anche la possibilità di far circolare francobolli. Quindi sarebbero usciti definitivamente nella zona euro. Ma c'è di più, perché se non avessero adottato queste norme, la comunità europea sarebbe stata costretta ad adottare essa stessa delle misure contro il Vaticano. E quindi queste politiche antifrode avrebbero visto l'Europa contro lo Stato del Vaticano, con un danno d'immagine per il Vaticano non da poco. Quindi non c'è stato nessun motu proprio in latino significa di propria iniziativa, non è per niente di propria iniziativa così come l'hanno intesa nella stampa italiana. Si tratta invece di una procedura prevista dal diritto canonico che consente al Capo di Stato Vaticano di emettere dei provvedimenti senza passare attraverso alcun altro organo collegiale. E quindi praticamente, come noi sappiamo, insomma, che nel Vaticano il potere legislativo, esecutivo e giudiziario è racchiuso, come in tutte le dittature, in una sola persona, insomma, fa capo ad una sola persona. Il capo di Stato del Vaticano quindi può emanare delle leggi, talvolta queste leggi gli sono trasferite dalla Curia, altre volte invece le può adottare direttamente. E
quando le adotta direttamente, questa adozione si dice motu proprio. Però il motu proprio ha anche il doppio significato di propria iniziativa. Vorrei invece togliere questo significato, perché in realtà non è stata un'iniziativa vaticana, ma si è trattato invece di un obbligo imposto dalla Comunità Europea. D'altra parte, in effetti, Carla, arriva il giorno dopo, diciamo così, della conferma di un'inchiesta aperta nei confronti del direttore dello IORE, che è delle appunto opere di religione, Ettore Gotti Tedeschi, a proposito di presunte omissioni nell'applicazione proprio della legge dell'Unione Europea. Ma io penso che effettivamente in questo caso, rispetto a questa inchiesta giudiziaria, credo che si sia trattata di una coincidenza temporale, perché in realtà l'adozione di questi provvedimenti era già, la data di adozione era già scritta nella convenzione del 17 dicembre del 2009, la data ultima entro la quale il Vaticano avrebbe dovuto adeguarsi era il 31 dicembre del 2010 e ci siamo, quindi il fatto che contemporaneamente ci sia stato un rinvio a giudizio anche per i vertici vaticani, che siano sotto inchiesta i vertici vaticani, è stata una semplice coincidenza temporale. Non credo che questa sarà la prima inchiesta, non credo che sarà neanche l'ultima, tanto più che c'è da dire che le norme antiriciclaggio adottate dal Vaticano varranno per tutti i rapporti che saranno stipulati da questo momento in poi, ma non si dice nulla per i rapporti che invece sono stati posti in essere precedentemente all'adozione di queste norme. Quindi io ritengo che questo periodo il Vaticano lo abbia ben sfruttato per poter mantenere tranquillamente il proprio paradiso fiscale rispetto ad operazioni di dubbia provenienza. Io un breve cenno, insomma, fino ad oggi i conti all'interno dello IOR sono stati aperti senza acquisire nome, cognome, scheda anagrafica, codice fiscale. Ogni conto aveva un referente all'interno del Vaticano e veniva denominato in riferimento ad un santo. Se noi per esempio facciamo un passo indietro nel 92 e andiamo a ripescare la maxi tangente Enimont, quella che è stata forse la più corposa rispetto ai processi di Mani Pulite, ebbene la maxi tangente Enimont è passata attraverso lo IOR in un conto intestato a Serafino Ferrucci, che si chiamava San Serafino questo conto, era denominato San Serafino e faceva capo al gruppo Ferrucci. Questi passaggi, insomma, voglio dire, sono ormai resi noti da tempo. I conti che sono stati aperti precedentemente nello IOR continuano a mantenere la loro copertura, perché quel che leggo da queste norme si parla soltanto di una applicazione per i rapporti futuri, ma non ho trovato cenno a ciò che accadrà rispetto ai rapporti monetari che sono stati aperti precedentemente. Ecco, su diciamo così, i conti della Banca Vaticana e sul possibile anche riciclaggio di denaro non sempre come dire pulito, ci sono tanti purtroppo esempi che risalgono appunto dagli anni 60 in poi. Ultimo peraltro lo ricordavamo proprio insieme a lei proprio ieri, questa inchiesta aperta nei mesi scorsi, per la verità, dal Tribunale di Roma, che vede appunto indagato ancora il direttore, sequestrato. Sì, Gotti Tedeschi è ancora indagato. Esatto, sì. Sequestro preventivo anche di 23 milioni di euro, un assegno rilasciato da un istituto di credito artigiano di Roma, controllato a sua volta da un piccolo credito valtellinese. Anche qui sì. c'è diciamo così, odore di riciclaggio. In più volevo sottolineare. Ma il riciclaggio, tra le altre cose, è
stato segnalato proprio dal Credito Valtellinese, perché il Credito Valtellinese risponde alle norme antiriciclaggio. Quindi questa operazione sospetta è stata segnalata, doverosamente è stata segnalata, ma c'è da dire, da registrare, che il Vaticano, adesso il presidente del Credito Valtellinese, risulta dimissionario e si dice per motivi di salute. Ed è questa, credo, una delle cose più vergognose che rispetto a questa inchiesta dovrà, secondo me, essere approfondita, quantomeno sotto il punto di vista giornalistico. Perché il presidente del Credito Valtellinese si trova in questo momento dimissionario? È un'altra domanda che a cui è una bella domanda, certo. Ma rimangono sospese anche quelle da Sindona a Gelli, per la verità. Guarda, per quel che riguarda Sindona, Gelli, Marcinkus, c'è un'altra grande domanda, un grande punto interrogativo che risale al capo di Stato Luciani. Luciani aveva deciso di azzerare i vertici dello IOR, aveva deciso di adottare delle norme per la gestione della Banca Vaticana in termini di trasparenza, la riunione era prevista per una certa data, durante la notte è sopraggiunto un misterioso arresto cardiaco, ma troppo provvidenziale per Marcinkus, no? C'è un altro punto debole in questa, chiamiamola, riforma dello IOR, riguarda praticamente, diciamo così, le sanzioni e le indagini, perché di fatto, adesso mi correre Carla se erro, ma mi sembra di capire che sia lo stesso Papa poi alla fine che può decidere, tra virgolette, diciamo così, sulla pena, o sbaglio? Allora, io ecco, le accennavo prima. Lo Stato del Vaticano si qualifica con un regime dittatoriale nel quale tutti i poteri si assommano su una sola persona. Il Capo di Stato Vaticano assomma su di sé il potere giudiziario, legislativo ed esecutivo, quindi è lui che decide e decide su tutto, decide quali sono le leggi, decide quali sono i personaggi da processare, decide quali sono le pene, decide tutto lui. Noi sappiamo già dal 1700 con Montesquieu che per avere una certezza assenza di privilegi di qualsiasi natura, i poteri devono essere ripartiti tra più organi e tra più soggetti. Che dire, lo Stato del Vaticano è quello che è e resterà quello che è. Io non credo nell'applicazione delle pene rispetto a fatti di questa portata, tanto più che devono essere riconducibili le pene all'adozione di un provvedimento da parte del Capo di Stato. La trovo una cosa piuttosto ridicola, come trovo ridicolo che nel 2010, adesso ci avviamo a dire 2011, ci possa essere ancora uno Stato che non garantisce un regime democratico, insomma. Io lo trovo paradossale e trovo paradossale che si trovi all'interno di una unione monetaria e un'unione di stati che invece fa della democrazia la sua caratteristica fondamentale e irrinunciabile. Ora c'è da dire che lo Stato del Vaticano, nonostante non sia un governo, non abbia un governo democratico, nonostante non possa far parte della Comunità Europea perché non ha i requisiti per farne parte, perché non ha mai adottato alcuna convenzione sul rispetto dei diritti umani, bene, lo Stato del Vaticano, nonostante la sua connotazione dittatoriale, si trova lo stesso a far parte di un'associazione monetaria nella quale siamo coinvolti anche noi. È come se fosse riuscito ad ottenere quel che voleva mantenendo i suoi privilegi dittatoriali, e questo io lo trovo inqualificabile, e trovo anche inqualificabile che le norme antiriciclaggio non siano state imposte da una classe dirigente italiana e che sia dovuta intervenire l'Europa. Meno male che è intervenuta l'Europa, perché l'Italia sicuramente non sarebbe stata in grado di chiedere allo Stato del Vaticano assolutamente nulla.